Ciao a tutti, domani sera, martedì 28 febbraio alle ore 20:30, la Ternana Renzo Barbera di Palermo dovrà tornare a fare punti, dovrà tornare a fare punti in classifica per cercare di acquisire punti che saranno fondamentali per la salvezza, visto la delicata situazione in casa rossoverde, in casa Ternana, e visto il fatto che oramai bisogna essere, diciamo, anche un po' realistici, e visto tutto quello che sta succedendo nelle ultime ore, la situazione playoff sembra non essere a portata di mano, ma la situazione salvezza sembra ampiamente essere alla portata dei rossoverdi, per cui domani sera bisognerà cercare di fare più punti possibili contro una squadra molto ostica, molto difficile, tant'è vero che il Palermo è una delle migliori formazioni di questo campionato, sta facendo un ottimo girone di ritorno, ha un giocatore come Brunori che sta facendo molti gol, e per cui non sarà una partita facile, ecco. Sarà una partita in incognita, sarà una partita che è un po' un rebus per ovvi e per diversi motivi. Innanzitutto, domani sera servirà una Ternana che sia in grado di reagire alle ultime situazioni e che sia in grado di concentrarsi solo ed esclusivamente sul terreno di gioco, rispondendo ai risultati negativi con una bellissima prestazione, dimostrando le loro qualità. Servirà una Ternana molto forte, una Ternana concreta, una Ternana cinica che abbia imparato le lezioni sia del derby che di Cittadella. Se si hanno le occasioni, non importa quante sono, bisogna fare più gol possibili, altrimenti poi si rischia di perdere quella partita. Per cui servirà questo tipo di Ternana, e poi servirà la Ternana attentissima in fase difensiva, perché il Palermo non è una squadra debole, è una squadra con un buon attacco, una buonissima squadra con anche ottime individualità, per cui può far male alla Ternana, e se gli concedi spazio poi rischi di pagare caro a fine partita. Purtroppo non è il Palermo dell'andata, è un Palermo molto più forte, si è fatto uomo, diciamo così, si è fatta squadra, ha capito quali sono le sue potenzialità e può metterti in difficoltà. Non a caso sta giocando un buonissimo calcio in questo girone di ritorno, per cui non sarà una delle migliori partite, è un brutto cliente, e per cui servirà questo tipo di Ternana, attentissima in fase difensiva, veramente su ogni pallone per tutti i 95 minuti, più recupero, quello che sia, e spietata e cinica e concreta l'attacco, perché se hai tre occasioni da gol almeno due devono entrare, perché sennò rischi di pagar caro e di perdere la partita, per cui servirà questo tipo di Ternana. Purtroppo però la prestazione di domani sera non la possiamo sapere, ma soprattutto perché la sfida di domani sera è una sfida in incognita. Innanzitutto c'è sempre il rebus attacco, perché si è rinfortunato Donnarumma, e quindi non hai né Donnarumma né Favilli, e non hai né punte strutturali centrali alte, le cosiddette torri, per cui dovrai reinventarti qualcosa con Falletti, Partipillo, gli uomini che hai a disposizione, cioè Capanni il terzo. Purtroppo la situazione infortunati continua ancora a perseguitare le fere. Altro motivo per il quale non sai come sarà la prestazione di domani riguarda la panchina, nel senso che ad allenare le fere sembrava esserci Favaretto, ora c'è il colpo di scena, sarà Cristiano Lucarelli, l'allenatore della Ternana, è stato richiamato, e domani sera dovrebbe esserci lui in panchina con i nostri ragazzi, per cui staremo a vedere come giustamente troverà la situazione e come sarà in grado di risolverla, per cui il nostro tecnico non sa come sono i suoi ragazzi, visto che comunque non li ha allenati più per un po', per cui bisogna vedere che domani che situazione trova Lucarelli e che formazione e prestazione possa tirar fuori, per cui domani è una partita un po' un rebus, visto tutti gli avvicendamenti anche in panchina che ci sono stati, il fatto che la Ternana fondamentalmente non ha avuto un allenatore da sabato a oggi, per cui alcuni giorni si sono allenati con Mambarella e Favaretto, per cui staremo a vedere quello che verrà fuori domani. Sta di fatto, l'unica certezza è che ci saranno 38 tifosi rossoverdi che anche domani saranno presenti a Palermo, poi ovviamente questa sera arriverà il dato definitivo, c'è possibilità che questo numero salga,
ma comunque 38 tifosi rossoverdi per una trasferta così lontana è sempre un buonissimo risultato. Per il resto io vi segnalo alcune cose, innanzitutto le trasmissioni televisive, questa sera ce ne sono diverse, iniziamo da M Terni Television, canale 84 del Digitale Terrestre, perché ci sarà alle 7:30 di Fera con Francesco Andatori e Alberto Favilla, che analizzeranno la partita di sabato e quella di domani. Poi sempre su M Terni Television, canale 84 del Digitale Terrestre, ci sarà Luce Alliberati alle ore 21 in serata, mentre su Umbria Più, canale 15, ci sarà Area Rossoverde, e su Ternana Live, la pagina Facebook, ci saranno quattro chiacchiere in rossoverde. Questo per quanto riguarda la giornata di stasera. Per quanto riguarda la giornata di domani, vi ricordo che c'è il concorso sul sito BKT Premia, il concorso Fattore Campo, per vincere dei premi per voi e sostenere la città di Terni. Poi ci sarà su M Terni Television, o perlomeno la domenica c'è, il sabato c'è, purtroppo questa è la partita infrasettimanale per cui non lo sappiamo. Di solito su M Terni Television c'è la partita in modalità show con Ternana Live Show e poi tutto il post partita con le interviste del caso. Purtroppo è un infrasettimanale, non so se si sono organizzati per tempo, ma credo di sì, per cui queste trasmissioni segnatevele perché potrebbero veramente esserci. Per il resto speriamo veramente che la Ternana domani torni a fare punti per scacciare via tutta la negatività di questo periodo e tornare ad inserire un po' di positività e cercare ovviamente di avvicinarsi alla salvezza il prima possibile, e poi una volta salvi programmare il futuro, programmare il prossimo anno, futuro societario, calcistico e non solo, ma una volta salvi si può fare con tranquillità.